Decisi gli accorpamenti, il Don Lazzari Stage con il Piaggia, l'Istituto Superiore di Pietrasanta perde l'autonomia scolastica e va sotto l'Istituto Viareggino. Il sindaco Giovannetti non teme ripercussioni sulla didattica, sindacati preoccupati per il personale amministrativo. Riparte la mobilitazione contro l'estrazione, le montagne non ricrescono, è lo slogan del fronte ambientalista che per sabato 16 prepara un lungo corteo a Carrara per fermare l'industria del marmo. Schizza l'imposta di soggiorno, l'allarme delle categorie, turismo in subbuglio per la decisione della giunta di massa di aumentare le tariffe, tutte le associazioni di categoria unite chiedono uno stop al sindaco. La festa di Natale per tutti gli anziani alla capannina di Forte Remarmi, il classico appuntamento conviviale di fine anno promosso dal comune per omaggiare i più longevi abitanti del paese. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie della Versilia e della Costa Apuana. Partiamo dunque parlando di scuola, in primo piano il tema in questa edizione del nostro TG. Partiamo dunque dalle decisioni ormai prese sulla provincia di Lucca per gli accorpamenti, e in Versilia si guarda soprattutto al Don Lazzari Stagi, che sarà a questo punto accorpato con il Piaggia di Viareggio. Il sindaco di Pietrasanta Giovannetti cerca di guardare con fiducia però al futuro dell'unico istituto superiore cittadino. Sentiamo. È ormai deciso, l'Istituto Superiore Don Lazzari Stagi di Pietrasanta dal prossimo anno perderà l'autonomia amministrativa e sarà accorpato quasi certamente con l'ISI Piaggia di Viareggio. È quanto emerso dall'incontro consultivo di martedì mattina convocato dalla provincia di Lucca. La Scuola Superiore di Pietrasanta, l'unica in città, già frutto di un accorpamento nel 2011, è l'unica insieme al comprensivo di Stazzema fra i 15 istituti oggetto di dimensionamento decisi dalla Regione Toscana per il prossimo anno, per effetto del decreto ministeriale del governo dello scorso giugno. Proprio mentre sono partiti i lavori per il completo rifacimento della sede del liceo artistico, la scuola dunque andrà sotto la dirigenza del Piaggia. Le conseguenze sono soprattutto amministrative. I sindacati temono infatti tagli al personale nelle segreterie oltre che nella dirigenza. Il sindaco Alberto Giovannetti, che ha chiesto una segreteria in formato ridotto, lasciando quindi un riferimento fisico nel plesso di Pietrasanta, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Io non mi preoccuperei più di tanto, anzi credo che sia un arricchimento anche per il nostro istituto alla fine, che possa alla fine di questa fase sperimentale, che dovrebbe essere fino al 2027, poi anche con la realizzazione proprio della struttura della scuola nuova, possa essere anche un momento in cui il Don Lazzari Stagi cresce e quindi possa tornare in una totale autonomia. Questo è il mio sogno e mi piacerebbe che si realizzasse. Per quanto riguarda gli insegnanti, il personale, credo che non cambia niente. Del futuro della scuola e degli effetti degli accorpamenti si parlerà nella puntata di mercoledì sera di Per Contro, in onda alle 21.30 su Noi TV. E avete sentito, due gli istituti che saranno accorpati in Versilia su 5 di tutta la provincia di Lucca, e sono altrettanti, sempre 5 gli istituti che verranno accorpati invece sulla provincia di Massa Carrara, e c'è la preoccupazione da parte del sindaco di Massa, Francesco Persiani. Dopo la bocciatura dei ricorsi presentati dalla Regione Toscana contro quanto previsto in legge di bilancio in materia di dimensionamento scolastico, in provincia di Massa Carrara si prendono in esame 5 istituti comprensivi che potrebbero essere accorpati. Tifoni di Pontremoli, Liceo Scientifico Marconi a Carrara, Istituto Comprensivo Massa 6, Bonomi di Fosdinovo e Istituto Comprensivo Malaspina a Massa. Nel corso delle conferenze zonali, una di Costa e una della Lunigiana, e della prima riunione in provincia, non è ancora stata presa nessuna decisione. Per il sindaco Francesco Persiani, la città di Massa aveva già fatto la sua parte creando un istituto comprensivo nel 2019 e contesta una misura che a suo dire rischia di fare sparire molti istituti scolastici periferici. Noi abbiamo già cercato di fare appunto il possibile per mantenere il rispetto del dimensionamento degli istituti comprensivi. Chiaro, se quest'anno siamo al limite proprio di quelli che sono i numeri che la Regione indica, ecco, riteniamo invece che sia il caso un attimino di aspettare, di verificare magari altrove se non ci sia il caso invece di operare senza ridurre i plessi, senza ridurre l'offerta scolastica, ma cercando di razionalizzarla al meglio. Sappiamo che
sono a rischio aree periferiche, zona di Alteta, che è già in qualche modo molto in difficoltà, la zona di Romagnano, Ortola. Sappiamo insomma che tutto questo potrà comportare anche effettivamente, a causa del calo demografico degli ultimi anni, dei problemi poi a cascata sulle secondarie di primo grado o addirittura fino ai licei. Però al momento, ad oggi, noi confidiamo ancora che la nostra situazione possa essere preservata e come tale cercheremo di in qualche modo di difendere e sostenere le nostre motivazioni nelle sedi più opportune. Un punto d'intesa va trovato entro il 15 di dicembre, data in cui si riunirà il Consiglio Provinciale per deliberare il dimensionamento scolastico da inviare alla Regione, che a sua volta lo approverà prima del 31 di dicembre. E adesso invece parliamo di marmo, perché si compatta il fronte ambientalista a Poversiliese. Ci sarà una mobilitazione a Carrara questo fine settimana contro l'escavazione. Sentiamo. Ambientalisti e ricercatori, alpinisti e circoli arci si mobilitano per dire no all'estrazione di marmo sulle Alpi Apuane. Il luogo scelto per la marcia contro l'escavazione è Carrara. La data sabato 16 dicembre. Al mattino ci sarà un convegno al cinema Garibaldi. Dalle 14 partirà un lungo corteo dallo Stadio dei Marmi. Le montagne non ricrescono, un titolo eloquente per una mobilitazione collettiva che punta il dito su tutta l'industria lapidea a Poversiliese e sugli enti locali, comuni e regionali. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sui pesanti effetti ambientali dell'escavazione. La situazione in generale sta peggiorando, ci sono problemi legati agli scarti di lavorazione, a cave che insistono sopra alla quota vietata dalle leggi nazionali, ossia sopra i 1200 metri, cave all'interno del parco che dovrebbe fare una protezione ambientale, e quindi una situazione non più accettabile. E vorremmo con questa giornata sollecitare le amministrazioni a cambiare il registro. Perché spesso ci troviamo schiacciati da una narrazione che vede gli ambientalisti opposti ai lavoratori in cava, quando invece il sistema, quello che gli effetti di questo modello estrattivista si ripercuotono su tutta la comunità di cui fanno parte tutti gli abitanti del territorio. Quindi per questo la manifestazione è una manifestazione molto partecipata, tante associazioni hanno risposto all'appello. Rimaniamo sulla zona Apuana, massa con l'amministrazione che si avvia ad aumentare l'imposta di soggiorno e c'è l'allarme di tutte le categorie. Gli incrementi spropositati della tassa di soggiorno che l'amministrazione comunale ha deciso di apportare dal 2024 preoccupano le categorie del comparto turistico-ricettivo di massa. Si parla, a seconda della categoria, di rincari tra il 150 e il 400%. Il rappresentante di Concommercio Massa Carrara, Federalberghi Costa Apuana, Asso Hotel, Confesercenti Massa Carrara, Campeggi Riuniti Partaccia e Agepark si sono riuniti in un confronto che ha portato a una presa di posizione unanime. L'amministrazione comunale non ha seguito un percorso condiviso e trasparente, prendendo un provvedimento unilaterale. L'unico risultato ottenuto, secondo le sigle, è che l'amministrazione si è tornata indietro sulla sua proposta iniziale di far scattare la tariffa sin dalla data del 1 aprile, ma ritengono che si tratti comunque di un risultato piccolo rispetto alle ricadute negative causate dagli incrementi della tariffa. Le associazioni si chiedono infine come e quando i proventi della tariffa verranno reinvestiti dal Comune. Parliamo adesso di sanità, andiamo su NoiTV.it, una prestigiosa nomina per il primario della chirurgia del Versilia, il dottor Arganini, che ha ricevuto l'incarico di membro del direttivo della società Tosco-Umbra di chirurgia, importante realtà fondata nel 1934. Marco Arganini, originario di Roma ma ormai versiliese d'adozione, è dal 95 nella sanità versiliese, prima a Barracci, dal 2007 direttore della chirurgia del Versilia, il suo campo di lezione è sempre stato la chirurgia endocrina e poi ha maturato esperienza in vari settori di intervento, soprattutto nella laparoscopica e mini-invasiva, un importante riconoscimento che viene segnalato dalla ASL Toscana Nord-Ovest per uno dei medici più in vista appunto della sanità versiliese.
E le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte anche in Toscana. Una corretta presa in carico dei soggetti che soffrono di queste patologie può essere una risposta giusta. Ci sono anche delle innovazioni in campo farmaceutico che possono aiutare a prevenire e combattere il colesterolo in particolare. Ascoltiamo. Abbassare il colesterolo cattivo LDL in modo efficace e sostenuto nel tempo è una sfida non sempre facile, soprattutto per chi è ad alto rischio cardiovascolare. A maggior ragione in Toscana, dove il 62% dei pazienti con ipercolesterolemia non controlla adeguatamente i propri valori nonostante le terapie e non raggiunge di conseguenza gli obiettivi terapeutici raccomandati dalle nuove linee guida europee. Purtroppo le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte, sia in Italia che in Toscana, con un trend che era in riduzione. In Italia il trend è attualmente in aumento, in Toscana è ancora stabile. Purtroppo ancora 28 casi su 10.000 abitanti muoiono di malattie cardiovascolari in Italia e 24 in Toscana. Ancora 230.000 persone tutti gli anni perdono la vita per problemi cardiovascolari e 47.000 per problemi legati a valori elevati di colesterolo. Proprio a queste persone oggi la scienza medica offre una nuova opportunità con Inclisiran, un farmaco innovativo rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale disponibile nei centri prescrittori della Toscana. Produce un blocco della traduzione del messaggio genico per la produzione di una proteina che si chiama PCSK9, una proteina del fegato che è capace di eliminare i recettori del colesterolo cattivo. Eliminando i recettori, il colesterolo non viene più assorbito dal fegato ma rimane in circolo. Se noi abbiamo un farmaco che riduce questa proteina e Inclisiran è capace di ridurla fino al 70%, avremo quindi un'arma per aumentare il numero di recettori, aumentare la quantità di colesterolo che va nel fegato e ridurre quindi i livelli circolanti. Voltiamo pagina adesso. A Forte dei Marmi, alla Capannina, un pranzo solidale per celebrare la fine dell'anno con gli anziani, promosso dal Comune Hauser. Sentiamo Massimo Mazzolini. Anche quest'anno il Comune di Forte dei Marmi ha organizzato per tutti gli over 65 residenti la festa di Natale. L'appuntamento era fissato per le 12.30 sempre alla Capannina ed è stato anche l'occasione in cui il sindaco Murzi, il consigliere delle politiche sociali, Maggi e tutta l'amministrazione cittadina hanno fatto i migliori auguri di Buon Natale e buone feste. Soddisfattissimo e che tutti gli anni ci si ritrova. Sono molto contento. Benissimo, benissimo. La Capannina è sempre la Capannina. L'evento è stato allietato dall'animazione musicale di Caterina Ferri e Angelo Polacci. Ringraziamo l'Hauser per l'impegno attivo insieme al proprio personale volontario, la Croce Verde e la Misericordia per il supporto alla riuscita di questa iniziativa e l'Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, ha ricordato il consigliere Duilio Maggi. Il numero è alto dei partecipanti che hanno aderito con entusiasmo come gli altri anni a questo momento di aggregazione sociale della popolazione e che ci siano tutti soddisfatti e saranno contenti alla fine della festa. E quindi ogni anno con un po' di animazione vogliamo riproporre questo evento di socializzazione che ha sempre avuto un grosso successo e anche quest'anno grazie alle associazioni, all'Hauser e altre associazioni che si sono impegnate e ogni anno si impegnano sempre di più con i nostri over 65. La presenza del sindaco e degli amministratori ha aggiunto un tocco di ufficialità, sottolineando l'impegno delle istituzioni locali nel promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità. Mi fermo qua con le notizie per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente su Noi TV.